Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Ma cosa c'è sotto la botola di caduta libera? Questa è la domanda più frequente che si fanno i telespettatori di Canale 5. Un paio di anni fa, il mistero era stato rivelato anche dall'argentina Cecilia Rodriguez, che durante la sua permanenza al Grande Fratello VIP 2 lo ha dichiarato agli altri compagni d'avventura. Ma oggi vogliamo fare di più, e infatti vi mostreremo cosa c'è nel misterioso buco. È tanta la paura in casa Mediaset di un nuovo scandalo. Dopo l'incidente accaduto a un concorrente nel corso dell'ultima edizione di Ciao Darwin, rimasto paralizzato dal collo in giù. Tutelarsi è sempre bene, anche a costo di svelare alcuni segreti. Bene, in quel buco non c'è altro che dei cuscini e tanta gomma piuma per attutire la caduta del concorrente, che alla fine della trasmissione non può certo ritrovarsi con le ossa rotte. D'altra parte, per partecipare ci sono delle regole precise, in primis non superare i 55 anni, non pesare più di 100 kg e non essere alti più di 2 metri. Accortezze che servono per una caduta in sicurezza. In poche parole, la botola è una grande vasca piena di cuscini morbidi e spugnosi alta un metro circa, con un volo di circa 3 metri dalla piattaforma del game show condotto da Jerry Scotti. Avevate già visto cosa c'è sotto la botola? Fatecelo sapere nei commenti. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.